Chi troppo vuole con quanto ne consegue è proverbio di saggezza antica, proverbio che nelle preoccupazioni di supplire ad assenze importanti come quelle di Van der Eyken e Antonelli Romano è sfuggito di mente a Gigi Simeone. Così il Genoa, che nel primo tempo aveva retto il confronto con il Verona, nel secondo, privo dell'ottimo debuttante Somma, sostituito da Iachini, si è sbilanciato in avanti. Il fatto che la sconfitta sia venuta su autorete di Testoni, la vediamo, aggiunge ironia al danno, danno che, come ci dice Bagnoli, allenatore del Verona, è doppio. E sono i punti che valgono doppio, non che contano addirittura, perché senza nulla togliere al Genoa, penso che anche il Genoa pensa a salvarsi, insomma, ecco, e questi punti perciò valgono doppio.